Benvenuti a VTTG, le buone notizie dal territorio. Oggi incontriamo Luca Rubietti, che ci racconta l'idea finalizzata ad abbattere gli sprechi in campo alimentare e lo spreco legato al packaging e all'imballo. Questa bottega nasce con l'idea di abbattere gli sprechi sia in campo alimentare, e penso soprattutto alle persone anziane che sono da sole e che quindi si vedono imposti dei quantitativi legati a pasta, riso, cereali, farine e tutti gli altri generi alimentari eccessivi in base al loro consumo e che quindi spesso vanno buttati via perché hanno problemi di deperimento naturale come tutti gli alimenti. L'altro obiettivo principale è quello di abbattere completamente lo spreco legato al packaging, quindi a tutto quello che è l'imballo. La plastica ci sta devastando, lo sappiamo, non è una novità e non è un'invenzione mia. Quindi l'idea è quella di vendere tutto quanto sballato, senza l'imballo, dove uno può portarsi il proprio contenitore e viene servito in base alle quantità che desidera. Questa idea nasce dall'esigenza forte che io sentivo mia di fare un qualche cosa che in qualche maniera potesse contribuire proprio alla riduzione tanto di questo spreco alimentare quanto della riduzione degli imballaggi e di conseguenza di tutto quello che è rifiuto, che è scarto, ma che paghiamo anche profumatamente tutte le volte che facciamo la spesa e che ci viene imposto anche senza volerlo. Oltretutto, legato a quest'idea del riutilizzo tanto dei contenitori e dell'abolizione per quanto possibile dello spreco, c'è anche tutto un pensiero che mi piace promuovere legato all'utilità sociale, quindi utilità sociale legata all'ambiente, ma anche al reintegro sociale di persone che hanno avuto qualche piccolo problema con la società, appunto. Ecco che allora mi piace promuovere dei prodotti che arrivano o sono stati lavorati nelle strutture carcerarie del Piemonte, ad esempio, piuttosto che da alcune comunità di recupero sempre qui del Piemonte. Penso che in questa idea nuova non ci sia niente poi di così nuovo, perché per certi aspetti è semplicemente il vecchio che avanza. Si faceva la spesa in questa maniera e dopo tanta evoluzione c'è da capire quanto in realtà ci siamo evoluti e che non sia forse il caso di fare un passo indietro e cogliere la ricchezza anche di quello che erano i nostri nonni e così via. Anche perché da questo punto di vista, dal punto di vista ambientale in particolare, mi piace pensare che la Terra come pianeta, l'universo tutto, non sia tanto un'eredità dei nostri figli, dei nostri padri, quanto un prestito dei nostri figli, che ci lasciano la Terra e ci dicono per favore però dammela esattamente come l'hai ricevuta, no? Come vorresti che fosse in un mondo ideale. È tutto per questo appuntamento con VTTG, le buone notizie dal territorio.